Mamma, quanto tempo è passato, tipo 5 mesi dall'ultimo video. Io sto accingendo a fare una pulizia generale della cameretta di Diana e delle bambine, perché, delle gemelle, perché mi sto accorgendo davvero che, adesso mi cade tutto, che ho una marea di giochi. Ma una marea, una marea. Adesso a Natale hanno ricevuto, non so, cioè praticamente posso aprire un negozio di giocattoli. E io odio follemente questa cosa perché ho tre figlie femmine e non possono tutti ogni volta regalarci dei giochi, perché veramente così davvero dobbiamo uscire di casa noi. E quindi sto cercando di fare, andate là. Non finirò mai, ci metterò un giorno intero. E volevo fare una cernita di giochi di quelli proprio da bambini piccoli, perché alla fine io ho tutto in cameretta, cioè non ho sparsi in giro per la casa, ce li ho tutti lì, per fortuna, almeno quello. E però ho ancora qualche gioco di Diana che ormai non usa più perché è grande, quindi volevo intanto togliere tutti i giochi che terrò conservati per le gemelle. Volevo provare ad appoggiarvi perché sennò non riesco a collegare l'aspirapolvere. Ok, devo fare MacGyver perché non c'è arriva la presa. L'unica presa di Diana che ho nella cameretta è quella della TV, ma c'è già troppa roba attaccata, quindi non riesco. Poi ho alcune prese, tipo la più vicina che c'ha anche il blocco per le gemelle, la sicura, quella per non far inserire le ditine. E quindi sto cercando di fare un allungamento tattico per attaccare l'aspirapolvere, perché tra l'altro ho i cassettoni del letto che sono, ragazze, piene di polvere. Io, boh, credo che l'ultima pulizia fatta bene della cameretta di Diana, con anche i cassetti e tutto, è quel video che ho caricato tipo un anno fa più o meno. Sì, perché ero ancora incinta. Madonna, che vergogna. E poi non sono più riuscita a farlo, sta pulizia, perché è impossibile. Oddio. È veramente impossibile fare le cose fatte bene. Poi in tutto questo periodo che le bambine sono state tutte a casa, tra Covid, tra quarantena, cioè vabbè. Uno dice, vabbè, sei stata a casa, avrei avuto tutto il tempo per farlo. Invece no. No, perché con le bambine in casa non si può fare una mazza, cioè niente di niente. E quindi adesso che sono all'asilo tutte e tre, hanno ripreso, spero, regolarmente e voglio sistemarmi tutta casa, cioè proprio anche perché io rientro al lavoro dal 1° febbraio, quindi dopo io non voglio fare più cavolo, ok? Voglio sistemarla prima di iniziare a lavoro, perché sennò poi so che non faccio più niente. Quindi libero un po' i cassetti, pulisco i cassetti, metto via tutti i giochi che non servono più e vediamo cosa riesco a fare oggi. Spero di riuscirci perché sennò non va bene, non va bene. Oggi devo assolutamente fare questo lavoro. Ci metterò anche tutto il giorno, non mi interessa. Oh, che luce divina. E Madonna, così è ancora peggio. Facciamo così, dai. E quindi niente, adesso mi metto lì e devo imparare a fare l'inquadratura così, come le vere YouTuber. Perché sennò mi si vede il doppiamento così. Eccolo, eccolo lì. Che non mi abbandona mai questo doppiamento. Va bene. Ragazze, ci vediamo tra poco perché devo fare tutto, perché altrimenti col cellulare in mano non faccio una mazza. Tra l'altro, adesso che le gemelle camminano, è un continuo aprire cassetti, ripiani, ante, quindi
E mi tirano fuori la roba. Io qui ho queste tre ante qua, che sono tra l'altro cassetti profondissimi, che io per pulirli mi ci devo infilare tipo così, no? E loro arrivano a prendere la roba, mi aprono le scatole, mi tirano fuori la roba da dentro, tipo indovina chi, ormai me l'hanno distrutto, hanno tolto tutte le caselle, vabbè, un disastro. E quindi devo cercare di mettere in maniera tattica delle cose qua dentro, in modo tale che loro poi quando aprono trovano cose che possono anche toccare, ad esempio, che ne so, il folletto che non c'ho manco io, oppure il mocio, eccetera. Quindi tutti giochi che almeno loro tanto si divertono più che altro ad aprire e chiudere i cassetti. Quindi al massimo se mi tirano fuori roba, non mi tirano fuori roba piccola, che possono, tra l'altro, pericolosa. E mi fanno un macello, quindi è un casino, è un casino, con tre figli è un casino. Adesso, questo cassetto che era un totale caos, perché c'era di tutto, c'era tipo tutta quella roba là che butterò, vabbè, a parte il pupazzetto dell'unicorno, no, tutte queste cose qua le butto perché tanto non le usa, il basket, tutte quelle cose di marionette che prendono solo polvere, butto tutto. O regalo, perché magari le bagnolette sono praticamente nuove, me le avevano regalate. Adesso vedo se darle in beneficenza o comunque sia recupero tutto quello che riesco a recuperare di buono, che non sia rotto, quasi niente perché è tutto nuovo, e le regalo. E poi qui per il momento sto sistemando così tutte le cose che lei utilizza per i travestimenti. Nell'armadio, ragazze, non ho spazio, cioè anche perché in cameretta abbiamo solo questo armadio qua che avete visto e non ho abbastanza spazio per tutte e tre le bambine per i loro vestiti. Quindi non posso permettermi di appendere anche le cose dei travestimenti. Infatti c'ho un po' di, come si chiamano, di costumi di carnevale appesi, ma queste cose qua le devo tenere qui. Tutte sciarpe, sciarpettine, cerchietti, bacchette magiche, maschere. Quindi metto tutto qua per il momento. Dovrò comunque passare da IKEA perché voglio prendere le scatole, quelle che si chiudono, di plastica, tipo questa, e metterci tutto dentro. Perché se no, ragazze, si riempie di polvere. Madonna santa, adesso ne ho scrollato uno di gonna. Mi è uscita tanta di quella polvere che sembrava di stare nella pianura padana. Quindi no, assolutamente qua ci vogliono delle scatole. La mia salvezza sarà. Pausa caffè. Mi sembra veramente di fare un turno lavorativo, o no? Cioè, le mamme veramente non smettono mai di lavorare, mai. E quindi, come in tutti i lavori che si rispetta, mi vedete? C'è la pausa caffè. Assolutamente. Pausa caffè non deve mai mancare. Voi ormai mi conoscete, io sono caffeinomane, quindi. Comunque, intanto che aspettiamo che si prepari il caffè, e aspettate che faccio un po' di rumore. Come sta andando, ragazze? Noi qua, vabbè, abbiamo passato periodi da schifo. Se mi seguite su Instagram sapete cosa è successo e non voglio starmi a ripetere perché è un periodo che voglio completamente dimenticare. Però niente, ogni tanto controllo che ci siano cose strane da pulire o da fare. Ho ripreso a fare la dieta. Praticamente poi in tutti i periodi di mia assenza, ogni volta che poi ricomincio a fare i video, vi dico che sono a dieta, ma poi alla fine non dimagrisco mai, chissà come. Tra un casino e un altro.
Purtroppo non è che riesco sempre, cioè le mie diete migliori sono quelle che mi faccio da me, perché ho fatto anche la dieta dal nutrizionista, eccetera, ma alla fine non riesco a seguirle, ragazze. Io ho problemi con la bilancia, non la mia, vabbè, a parte la mia, quella da persone, la bilancia pesa persone, anche con quella da cucina, perché io non ho tempo di stare lì a pesare, a fare, ad abbinare, cioè io devo fare tutto ad occhio, e quindi se mi metti davanti i pesi, le calorie, le cose, no, no, con me non va bene, non va bene, perché io poi non riesco ad essere costante. Quindi preferisco piuttosto, ecco, mangiare meglio, togliere tutte le schifezze, togliere le merendine, togliere i dolci, tutto, e ricominciare a mangiare davvero bene. Io lo sapete che io ho sempre mangiato vegetariano e stavo iniziando a mangiare vegano prima della gravidanza di Diana, e ho continuato per un bel po'. E poi tra una cosa e un'altra con le gemelle, eccetera, e mangiavo bene, mangiavo proprio bene, infatti il mio fisico era al top. Da quando sono arrivate le gemelle, da quando sono stata in gravidanza con le gemelle, purtroppo mi sono abbandonata a varie schifezze, anche confezionate la maggior parte. Quindi praticamente io non cucinavo mai. Andavo avanti a panini, andavo avanti a surgelati, andavo avanti a piatti pronti, e io praticamente non ho ancora perso un grammo, non l'ho ancora perso, a parte quelli del dopoparto, cioè appena partorito, che ho perso 18 kg col parto. Madonna, 18 kg. E quanti ne ho ancora? Ma quanti ne ho presi? Vabbè, tra l'altro, una cosa. E ne ho ancora da perdere. E mangiando solo schifezze, io non riesco a perdere peso. Quindi adesso poi farò anche un video di quando tutta questa roba, robaccia, sparirà e verrà rimpiazzata da roba sana, perché ho in mente di andare anche da Natura Sì e prendere tutta la roba che comunque non trovo nei supermercati, tutte cose vegane, tutte cose che in giro nei supermercati normali, anche nei reparti bio non trovi. Anche perché da Natura Sì non ci vado da millenni. Quando è che ci sono andata l'ultima volta? Tipo 2 anni fa. 2 anni fa sono andata da Natura Sì, molto probabilmente, non prima, cioè non dopo. Sì, quindi non so più neanche che faccia abbia quel negozio. Tra l'altro l'hanno ristrutturato, sarà bellissimo. Ci devo andare, devo ricominciare a mangiare sano, ragazze, perché sennò qua veramente divento un obbrobrio. L'aspirapolvere si è bloccata per l'ennesima volta. C'è la tipa che mi parla in inglese. Vabbè. E niente, vabbè, basta, devo andare, devo fare tutto. Ok, allora, praticamente questi sono i giochi da buttare, perché sono mezzi rotti, mezzi. Quindi guardate, un sacchettino minuscolo proprio. Qui ci sono dei giochi ancora nuovi. Cose, robette, niente di particolare, che voglio vedere se do a qualcuno in beneficenza. Vediamo. Anche questo nuovo, anche questo adesso vedo se regalarlo a qualche mamma, ma tanto le mamme ce l'hanno già tutti questi giochi. E questi sono dei giochini che terrò per le gemelle, puzzle diciamo basici con pezzi grandi, pochi. Poi questo, questi giochini qua che sono ormai, Diana ormai si annoia, puzzle, vabbè, e li metterò via. E la cameretta è venuta così. Allora, avevo fatto delle modifiche che voi non sapete, perché abbiamo comprato la scrivania Diana da IKEA. E poi ho fatto, vabbè, qualche spostamento, tipo questo mobiletto qua, che adesso ci ho messo tutti i peluche, che è una marea. E qui c'è, abbiamo preso delle scatole nuove, queste qua. Queste scatole praticamente le abbiamo prese da IKEA e vengono vendute sia
impacchi, diciamo, doppi, cioè quella grande, così, che vedete ci sta in questo mobiletto qua di Ikea, anche se non è, vabbè, la stessa misura ovviamente, e poi c'è accoppiata la scatolina più piccola. Io adesso gli ho diviso i giochi alle gemelle. Vabbè, quella scatola lì è orrenda, la devo buttare, però per il momento me la uso. E ho diviso tutti i giochi. Qui ci ho messo anche le costruzioni, qua ci ho messo i giochi sonori. E qui, vabbè, ci sono sempre i giochini di Diana, quelli che ha sempre avuto, piccolini. La scrivania. I libri li ho messi tutti là sopra. Il letto, vabbè. Qua ho lasciato tutte queste cose che non si possono mettere da nessuna parte, il seggiolone, il passeggino, il lettino, i cassetti li ho sistemati tutti, lavati, sistemati, vabbè, per modo di dire. Però diciamo, ho tolto le cose che le gemelle hanno troppo a tiro e fanno macello. E qui c'è il box delle gemelline, l'ho diviso un po' così, ci ho messo i giochi di legno da una parte, quei due giochini sonori dall'altra, due bambole perché a loro piacciono, nude, le ho svestite perché tanto sennò si ciucciano i vestiti e quindi le usano così. E vabbè, un minimo di sistemato c'è. Poi qua i cassetti sono quelli che ho sistemato diciamo per primi. C'è sempre caos, però appunto devo prendere delle altre scatole, almeno faccio una cosa tutta uniforme, che sarà tutto bello chiuso e non impolverato, ecco. Quest'altro cassetto invece lo tengo per le cose creative. Abbiamo tutti gli album da disegno. In realtà la mia idea quando sono andata da Ikea l'ultima volta era di prendere queste scatole e di farlo tutto uguale, no? Solo che non c'erano così, di questo colore, di questa fantasia. Sono stata stupida a non prenderle l'altra volta quando sono andata, ho già quattro, vabbè. E quindi niente, ho trovato invece queste perché mi servivano, mi serviva il modello piccolo, quello là. Perché volevo, la mia intenzione era di mettere tutte quelle scatoline piccole di quella misura, perché ce ne stanno tre su questi piani, ne stanno proprio tre. Però devo prenderle per tutti gli altri ripiani, solo che poi i peluche dove li metto? Dove li metto? Mi sa che li metto tutti in un sacco e li butto giù in cantina. Madonna, ragazzi, io i peluche li odio. Allora, io ho lavorato. Anni fa lavoravo in una sala giochi, quindi tutti questi peluche, la maggior parte di questi peluche li ho vinti perché comunque giocavamo anche noi ai videogiochi, li ho vinti alle gru dei peluche, dei pupazzi. E quindi adesso, cioè, tipo in cantina ho altri due sacchi di peluche. Solo che i peluche non li prende nessuno, perché ho provato a chiedere se riesco a darli via a qualcuno, in qualche asilo, in qualche ospedale, ma non li accettano i peluche, perché comunque sono peluche, cioè i peluche raccolgono polvere e basta, quindi proprio, cioè mi dispiace buttarli perché sono completamente nuovi. Ho tutta la serie della Disney, Topolino, Minnie, Paperina, i sette nani, ce li ho tutti e ce li ho in cantina. Questi li avevo portati su perché erano, diciamo, i più carini. Vabbè, a parte Lily il Vagabondo, che quelli li ho comprati a Diana perché li voleva a Natale 2 anni fa. E tutti gli altri li abbiamo presi alle gru. E quindi non so dove metterli. Perché sarebbe carino mettere tutte queste scatole qua, tutte impilate su tutti i ripiani, tre per ogni ripiano. Sarebbe carino, anche perché così riesco a dividere bene i giochini delle gemelle, perché li voglio dividere per tipo. Come si fa negli asili nido, in sostanza, così man mano, vabbè, adesso loro prendono tutto loro in automatico dagli scaffali, quindi però la mia idea è quella di tirarli fuori una scatola alla volta e di io sto guardando lì perché guardo il ripiano, guardo nell'obiettivo l'idea è quella di tirargli fuori una scatola per volta, loro giocano con quello che c'è, poi metto via, gli do un'altra scatola e bla bla. Però vabbè, tanto mi rendo conto che è una cosa inutile perché tanto loro mettono mani dappertutto, quindi boh, non lo so. E anche perché la confezione di questa scatola piccola con quella grande costa 9,90 euro.
quindi non costa neanche poco. Io per riempire tutto sto scaffale devo prendere altri. E se ciao, troppa roba, troppi soldi. No, no, no. Mi sa che lascerò i pupazzi lì. Le scatole rimarranno così, non me ne frega niente. Quelle rimarranno diverse, ma non mi interessa. E basta, adesso pensiamo al pranzo. Devo far fuori la zucca, quindi mi sa che mi faccio un risotto alla zucca. Adesso vedo quale proteina metterci, o ci metto direttamente le lenticchie decorticate dentro. Facciamo un bel piatto unico e via. Le lenticchie decorticate si fanno in 2 secondi. E vabbè, adesso vediamo. Sta andando, ci ho messo anche 2 lenticchie, quindi anche le foglie d'alloro, perché secondo me le lenticchie con l'alloro sono il top. E poi, siccome mi è avanzata la zucca, che era tantissima, mi sa che mi farò una vellutata stasera. Così faccio fuori anche un po' di carote e le patate. Ci metto anche dentro 2 patate. Buone, buone. Io adoro, adoro, adoro le zuppe di zucca. Adoro. Intanto che si cuoce il riso. Siccome non ho fatto merenda, mi sto mangiando delle noci e delle mandorle, 2 e 2, giusto per tappare il buco. Perché ho notato che io, per come sono fatta io, il mio corpo, più digiuno e più non dimagrisco. Come mai? No, vabbè, è giusto così, bisogna comunque fare tutti gli spuntini perché il metabolismo rimane attivo, eccetera, eccetera. Però non l'ho fatto prima, quindi adesso sono l'1 meno 20 e sto facendo merenda adesso, prima di pranzo. E basta, poi mi mangerò quel risottino. Comunque, davvero, non, è proprio vero che non si dimagrisce facendo il digiuno completo, cioè completo, digiunando. E quindi mangiamo. Mangiamo cose sane, non schifezze. Se penso a tutte le schifezze che ho mangiato io in sto periodo, mamma mia ragazzi, avevo proprio bisogno di ripulirmi. Cioè, sentivo proprio il mio corpo che mi chiedeva aiuto. Cioè, basta cibo, basta, grazie. Mi stavo schifando delle schifezze, davvero. Sono arrivata talmente a un punto di esagerazione nel mangiare quelle cose che voilà, non ce la faccio più. Ho bisogno di tregua. Il mio corpo chiede aiuto. Eccoci. Allora, chi è Arianna e chi è Nicole? Scrivetemelo nei commenti. Oddio, sto scherzando, ragazzi, ci mancherebbe. Ciao ciao! Fate ciao! Poverine, bardate così, non riescono neanche a muoversi.